Dopo la 3 giorni appena data agli archivi, il Giro d'Italia 2023 potrebbe incontrare di nuovo l'Abruzzo, ma in un'altra veste, non come quest'anno, con l'ascesa sul Blockhouse, il giorno di riposo e la ripartenza da Pescara verso Iesi, ma, ed è una possibilità, come regione da cui partirà la Corsa Rosa. Un'opportunità sulla quale si lavora, visto che lo start tra 12 mesi non sarà più all'estero, come in questa annata che ha visto l'Ungheria dare il via. Una chance fattibile e confermata anche giovedì sera nel corso della trasmissione ve lo da Stefano Allocchio, vice direttore delle corse RCS, che lavora già all'edizione 23, aspettando che si concluda questa all'Arena di Verona. Allora, il Giro 2023 parte dall'Abruzzo? Ma è continua, ci si lavora. Bene, ci basta e avanza come risposta. All'occhio non si sbottona più di tanto, ma ammette che l'Abruzzo è tra le regioni candidate alla partenza del Giro, anche se dovrà battere la concorrenza, da vedere quanto folta e con quali argomenti in tasca. No, ci sono altre, veramente, adesso a parte gli scherzi, ci sono altre candidature sicuramente. Veramente, come ti stavo dicendo, stiamo lavorando per un progetto molto importante e quindi a breve, fra un paio di mesi, sicuramente, come facciamo di solito, faremo una presentazione della grande partenza, ecco.